Bene, convegno nazionale ANP, Antonello Giannelli, presidente ANP. Giannelli, oggi inizia prende il via il convegno nazionale. Cosa volete soprattutto proporre con questo convegno? Beh, il convegno di quest'anno è dedicato a un ripensamento della didattica e della valutazione degli alunni, in quanto sono due componenti fondamentali del servizio e a mio giudizio non sono abbastanza aggiornati al momento in Italia, salvo poi le dovute eccezioni. Quindi al Ministro parleremo di come si potrebbe pensare una didattica diversa e di come si dovrebbe modificare la valutazione per fare in modo che gli studenti non soffrano di questa generale disaffezione nei confronti della scuola che invece viene dimostrata con una certa frequenza. Giannelli, in queste ore è stata appena approvata la bozza del decreto legge sulla legge appunto di bilancio. Per la scuola sembra non vi siano grossissime risorse. Un commento? Partiamo dal fatto che la scuola in Italia è abbastanza negletta, quindi nonostante si senta dire che la scuola deve essere al centro del paese, cose di questo tipo, in realtà i fatti non dicono questo. Abbiamo una percentuale di PIL dedicata all'istruzione che a mio giudizio è assolutamente inadeguata, dovremmo portarla dal 3,5 al 5%. Detto questo, ricordo che il Ministro ha avuto la sensibilità di firmare subito un accordo per incrementare le retribuzioni del personale che dovrebbe essere remunerato sicuramente molto di più, però è un segnale importante e inoltre ci sono gli importanti fondi del PNRR, quindi diciamo la scuola in questo momento un po' di fondi li riceve, il problema è semmai di pensare a fondi strutturali e quindi non una tantum come quelli del PNRR. Voi come presidi avete un contratto rinnovato, ma vi sono alcune questioni che ancora si potrebbero in qualche modo si dovrebbero affrontare a livello di contratto nazionale presidi. E brevemente ci può fare il punto della situazione e capire anche perché ci sono delle differenze a livello regionale nel trattamento credo accessorio. Sì. Allora innanzitutto il contratto nostro non è stato rinnovato, diciamo il nostro contratto siamo fermi al 16-18, devono essere ancora intavolate le trattative per il 19-21 che a sua volta è già scaduto e quindi siamo più indietro rispetto al comparto che, come abbiamo detto, il Ministro in qualche modo ha voluto accelerare. E la retribuzione dei dirigenti chiaramente è più alta di quella dei docenti, ma a me sembra assolutamente normale perché è personale dirigenziale che ha ben altre responsabilità. Invece aggiungo che non è remunerato quanto gli altri dirigenti, questo lo trovo assolutamente scandaloso perché non è concepibile che un dirigente scolastico che ha un'enorme responsabilità e ha un enorme carico di lavoro venga retribuito sensibilmente meno dei dirigenti per esempio degli enti di ricerca o delle università. Non riesco a capire dove sia questa la ragione di questa profonda iniquità e anche di questo parleremo col Ministro. Per quanto riguarda le sperequazioni regionali, al momento la strutturazione retributiva è tale che in regioni diverse ci possono essere stipendi diversi, però si sta andando verso una unificazione e speriamo di conseguirla in tempi brevi. Giannelli, c'è un Ministro che è approdato da circa un mese, presto per dare dei giudizi sicuramente, voi però avete espresso inizialmente un parere, un giudizio positivo riguardo anche l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ci può brevemente spiegare come mai avete comunque dato questo assenso e anche in generale il vostro giudizio nei confronti del professor Valditara sinora è abbastanza, insomma, come dire, positivo? Sì, allora diciamo subito che non si tratta di un giudizio, in quanto per dare giudizi bisogna attendere i fatti, quindi questo deve essere ben chiaro. Sul concetto del merito noi siamo favorevoli, il merito è un concetto costituzionale, intendo sottolinearlo e lo dirò in tutte le occasioni. L'articolo 34 della Costituzione parla appunto dell'obbligo per lo Stato di garantire agli studenti più capaci e più meritevoli di raggiungere i più elevati gradi di istruzione anche se non avessero i mezzi economici che invece devono essere forniti dallo Stato, quindi su questo nulla questio. Mi preme anche dire che il merito va applicato al personale però, perché il personale va incentivato e va remunerato a mio giudizio sulla base dell'impegno che mette nel proprio lavoro, questo non sempre in Italia nei servizi pubblici avviene, quindi io mi aspetto da questo punto di vista un impegno concreto del Ministro. Vi siete espressi positivamente anche riguardo un'eventuale carriera del middle management,
però sembra che finora non neanche, insomma, nella parte normativa sul contratto vi siano altre priorità. Ma i tempi non sono maturi per istituire una, diciamo, professionalità intermedia tra i docenti e la dirigenza? Allora, noi riteniamo assolutamente necessario l'introduzione di un middle management a scuola, perché riteniamo anacronistico che non ci sia, e questo limita l'efficacia e l'efficienza delle scuole. Per quanto riguarda il fatto che non si riesca a introdurlo nel contratto di comparto, faccio una semplice riflessione: in tutti gli altri comparti è stato introdotto, a scuola no. Perché? Lo dico io, perché l'organizzazione della scuola è retrograda e non è adeguata al passo, non è al passo con i tempi, e bisogna fare di tutto perché invece lo diventi. Avete anche dato l'assenso di queste ore la notizia su un'eventuale collocazione ai lavori socialmente utili degli studenti. Non è eccessiva questa disposizione? Parliamo ovviamente di casi particolari, ragazzi violenti che dovessero, purtroppo sta avvenendo negli ultimi tempi con una certa frequenza, porsi in modo aggressivo nei confronti degli insegnanti. Dunque, partiamo da una premessa: la violenza a scuola è totalmente inaccettabile e deve essere compiuto ogni sforzo per debellarla. Detto questo, io credo che sulle parole del Ministro si sia creato un colossale travisamento, e cioè il concetto di attività utile alla comunità scolastica è già previsto, queste sono le parole utilizzate, dall'articolo 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il DPR 249 del 98 introdotto dal Ministro Luigi Berlinguer, peraltro, cioè il regolamento di disciplina, diciamo così, nei confronti degli studenti. Allora, di che cosa si tratta? Come tutti gli operatori scolastici sanno benissimo, quando la scuola punisce uno studente per un'infrazione, se la sanzione è fino a 15 giorni di sospensione, la scuola è obbligata, non è una scelta, è obbligata a offrire alla famiglia di convertirla in attività utili per la comunità scolastica. Io l'ho fatto da preside molte volte, per esempio, per ogni giorno di sospensione questo si poteva commutare in un'ora o due ore di attività che potevano essere aiutare i collaboratori scolastici a fare le pulizie, aiutare in biblioteca a mettere a posto e cose di questo tipo. Questo però si può fare fino a 15 giorni, quindi per quelle infrazioni più lievi. Per le infrazioni più gravi, quindi sopra i 15 giorni o addirittura l'espulsione da scuola, l'esclusione dallo scrutinio, non si può fare al momento col regolamento attuale. Siccome gli atti di violenza dovrebbero rientrare in questa fattispecie, non capisco bene che cosa intendesse il Ministro. Se lui intende appunto la possibilità di modificare il regolamento, possiamo esaminare questa questione, e comunque le attività utili per la comunità scolastica hanno un fine naturalmente rieducativo, quindi non capisco le polemiche, non le vedo come particolarmente severe. Certo, peggio essere espulsi dalla scuola o essere esclusi dallo scrutinio finale, perché fa perdere l'anno scolastico. Giannelli, all'Aran la parte pubblica ha anche chiesto ai sindacati di rivedere la sezione delle sanzioni per i docenti, dando più potere ai dirigenti scolastici, e su questo i sindacati di comparto si sono al momento opposti. Qual è la posizione NP? Che ovviamente siamo favorevoli a che il comparto scuola venga normato come tutti gli altri comparti. Quello che mi stupisce è che si continua a difendere un'unicità della scuola, che però significa inefficienza in alcuni casi e in questo caso impossibilità di perseguire chi si comporta male. Quindi questo non è accettabile. Spero proprio che l'ARAN finalmente applichi quello che è una legge di ormai oltre 10 anni fa, come si fa in tutti gli altri settori. Quindi, cioè, il docente dovrebbe in qualche modo essere sanzionato direttamente dal dirigente, attraverso quale modalità? Attraverso un procedimento disciplinare naturalmente regolamentato per legge, che già esiste, ma stiamo parlando delle sospensioni fino a 10 giorni, non di più, perché per i fatti più gravi rimarrebbe ovviamente competente l'ufficio scolastico. Osservo che con la situazione attuale praticamente buona parte delle infrazioni commesse dal personale docente risultano impunite per impossibilità di procedere per scarsità di personale da parte degli uffici scolastici. Un'ultimissima: avete già incontrato il ministro Valditara? No. Quando lo incontrerete, cosa chiederà l'ANP a Valditara? Una lunga lista di cose che riguardano sia le riforme scolastiche che naturalmente dei benefici per il personale dirigente che è stato impegnato in prima linea nella lotta contro la pandemia. Quindi non solo soldi? Non solo soldi, noi chiediamo in primis un miglioramento del sistema scolastico, perché crediamo che il ruolo dei dirigenti sia quello di garantire la qualità dell'offerta formativa nei confronti delle famiglie. Chiediamo anche naturalmente che la retribuzione sia adeguata agli altri dirigenti. Bene, grazie Antonello Giannelli, Presidente Nazionale NP. Grazie a voi.